Carbonia 2011. Quando vedrete dal cielo cadere l'asteroide che viene a scontrarsi alla Terra, voi non avrete più tempo perché tutto sarà in un attimo solo buio e freddo. Ecco, conferma che i 3 giorni di buio saranno provocati da un asteroide. Il vostro cuore non potrà fare discernimento. Sappiate che tutto è pronto. L'ora è giunta, la neve si scioglierà dai ghiacciai, il mare si solleverà in una forza mai vista e travolgerà tutte le nazioni e voi vedrete morire tutte le vostre speranze, tutti i vostri progetti, non in me. Quando succederà tutto questo, sarà l'ora che la terra inizierà a tremare e dalle sue viscere uscirà il fuoco che distruggerà tutto ciò che l'acqua non aveva inghiottito in sé. Saranno i giorni più bui della terra, i più terribili, perché mai uomo aveva visto un tale castigo scatenarsi sulla terra. Elena Patriarca Leonardi, leggenda italiana. Come posso salvarvi se non mi ascoltate? Cadranno fiamme dal cielo e gli empi ne soffriranno. Sconvolgimenti e terremoti su un'umanità che non si pente. La terra si aprirà sotto i vostri piedi e non ci sarà misericordia. Le nazioni senza Dio saranno il flagello utilizzato da Dio per castigare un'umanità senza rispetto e senza scrupoli. Come abbiamo visto prima, Russia e Cina. Poi un grande castigo si abbatterà sul genere umano. Fuoco e fumo cadranno dal cielo. Le acque degli oceani si trasformeranno in vapori e la schiuma si solleverà travolgendo l'umanità. Ovunque si guarderà ci sarà angoscia, miseria e rovina. Rimarrete completamente al buio. L'impatto con un meteorite, maremoti e terremoti scuoterebbero il pianeta, provocando una reazione di tutto l'arsenale nucleare, con conseguente esplosione del pianeta. Gli angeli vogliono proprio evitare l'esplosione del pianeta, quindi dovrebbero risucchiare, assorbire tutta l'energia che alimenta le armi atomiche e di qualsiasi genere. Per una corretta purificazione non dovrebbe esistere alcun tipo di energia artificiale durante i 3 giorni di buio. Alois Irmaier. I russi attaccano l'Occidente durante la notte. Durante la guerra arriva la grande oscurità che dura 72 ore. Ecco, come abbiamo detto prima, i 3 giorni di buio interverranno proprio per fermare la grande guerra. Tutto concorda. Sarà buio in un giorno durante la guerra. Non uscite di casa, le luci non si accendono, tranne il lume di candela. La corrente si ferma. Se si respira la polvere si hanno degli spasmi e si muore. Anna Maria Taigi. Verrà sopra la terra l'oscurità immensa che durerà 3 giorni e 3 notti. Nulla sarà visibile e l'aria sarà nociva e pestilenziale e arrecherà danno. Durante questi 3 giorni la luce artificiale, ecco, sarà impossibile. Arderanno soltanto le candele benedette. L'arsenale bellico mondiale sarà reso totalmente innocuo, sarà prosciugata, risucchiata ogni fonte energetica presente sul pianeta. Ecco perché la Madonna ha detto: mio figlio Gesù ha un potere infinito. Avremo luce solo grazie alle famose candele benedette, che rispecchieranno, rifletteranno la luce del nostro spirito, che possiamo aumentare, intensificare sin da oggi con le buone opere. Invita a non uscire di casa, l'impatto col meteorite, i vulcani esplosi renderanno l'aria nociva, irrespirabile e mortale.